Quando affermo, e l'ho fatto più volte, che abbiamo un governo assassino, il governo italiano è un governo assassino, nessuno deve meravigliarsi. Perché basti considerare quello che sta accadendo per ArcelorMittal. Lo Stato, attraverso la partecipata Invitalia, metterà a disposizione 1 miliardo di euro per far sì, in buona sostanza, che ArcelorMittal non vada via. Infatti, il 30 novembre scade il termine entro cui ArcelorMittal, pagando 500 milioni di euro, questa sorta di penale, potrebbe lasciare il siderurgico. E quindi lo Stato, che non sa più che pesci prendere, che da solo non è in grado di portare avanti lo stabilimento, dice: ArcelorMittal, io attraverso Invitalia ti sto mettendo a disposizione questa cifra enorme, per favore non andare via. Vedete a che punto di schiavitù il governo italiano è arrivato pur di non perdere ArcelorMittal. E quale incoscienza ha il governo italiano a tal punto di foraggiare un'azienda criminale, un'azienda assassina, pur di produrre acciaio. Quindi il governo italiano si rende complice, correo di un'azienda assassina, qual è ArcelorMittal, per produrre acciaio, e il governo italiano si rende complice di una strage di cittadini tarantini e non solo. Questo è il circolo vizioso, chiamiamolo così. Quindi vedete a che punto si arriva. Uno Stato, un governo, invece di prendere le distanze da ArcelorMittal, di cacciarlo a pedate, lo asseconda, lo foraggia, condannando a morte Taranto. Questo significa che abbiamo un governo assassino e cortesemente dimostratemi il contrario. Sono state accettate tutte le condizioni di ArcelorMittal, il matrimonio ormai si sta, come dire, ricomponendo tra Stato e ArcelorMittal. ArcelorMittal si è impegnata a pagare quei fitti che ancora non aveva pagato. Con ArcelorMittal lo Stato italiano sarà estremamente disponibile e i vari termini di attuazione dell'AIA slitteranno all'infinito con la scusa del Covid. Questa è una scusa bella e buona, perché ArcelorMittal non ha mai fatto niente in termini di ambientalizzazione, ora però c'ha, come dire, il pretesto del Covid. E questa è la realtà di Taranto, una realtà in cui le istituzioni di Taranto, parlo del sindaco, parlo del presidente della provincia di Taranto, ma dovrei parlare di regione, dovrei parlare di Parlamento, di ministeri, abbiamo parlato del presidente del Consiglio. Buonasera. Tutte queste realtà altro non fanno che essere complici di un genocidio. Questa è la verità. Io non ho più parole, Taranto è condannata a morte, tanti tarantini purtroppo sembrano rassegnati. L'altro giorno ero in un supermercato e c'era una signora la quale diceva: mio suocero ha un tumore e sai, lavorava all'Ilva. E la signora di fianco dice: sì, va bene, ma a Taranto chi non ha un tumore? Pensate a che punto siamo arrivati, rendere normale la morte per la malattia, la dannazione e la morte per tumore. Svegliamoci tarantini, svegliamoci, e dobbiamo avere il coraggio tutti quanti di dire che abbiamo un governo assassino. Lo ripeto, un governo che foraggia ArcelorMittal altro non è se non un assassino. Abbiamo un governo indegno, indegno di rappresentare lo Stato italiano. Io nutro un sacro rispetto verso le istituzioni, verso la bandiera, verso il tricolore, verso quello Stato per cui tanti nostri padri hanno versato sangue. Ma questo Stato è rappresentato da assassini criminali che stanno certamente infangando l'onore dell'Italia e stanno condannando a morte Taranto. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.